Sì, del Senato al processo per il leader della Lega Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. L'inchiesta era stata aperta dalla Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, e poi passata per competenza al Tribunale dei Ministri a Palermo. L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini è accusato di aver bloccato lo sbarco della nave, dunque di plurimo sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio. I fatti risalgono all'agosto 2019, quando la nave dell'ONG spagnola rimase 20 giorni in mare nel Mediterraneo con a bordo 164 migranti. Niente immunità parlamentare dunque, dopo la decisione del Senato di concedere l'autorizzazione a procedere per Salvini. Il procedimento torna ora alla Procura di Palermo, che dovrà chiedere rinvio a giudizio. Il GUP fisserà l'udienza preliminare, al termine della quale i PM potranno chiedere il processo e il proscioglimento dell'ex ministro. Salvini rischia fino a 15 anni, ma il vero incubo è l'ineleggibilità. Dai banchi del Senato, Salvini ha iniziato la sua difesa. Il leader della Lega al Senato parla a più riprese di un processo politico nel suo intervento. Era evidente il fatto che non si trattava di un naufragio, ma si trattava di una voluta invasione di campo e di una voluta violazione della legge. Il divieto d'ingresso nelle acque italiane di questa nave spagnola era a firma di Salvini all'epoca dei fatti, ministro degli interni, del collega ministro dei trasporti Toninelli e del ministro della difesa Trenta. Noto il fatto che non sia intervenuto nessuno del Movimento 5 Stelle, che evidentemente sottolinea l'imbarazzo, però devo dire che preferisco il bel tacer dei 5 Stelle alle gratuite supercazzole di Renzi e compagnia. Con tutto il rispetto per Ugo Tognazzi e amici miei, che sono più seri di qualche senatore presente in quest'Aula. La terminologia supercazzola forse è meglio tenerla da parte, ci sono dei Va sinonimi bene. più appropriati a quest'Aula. I numeri di Frontex mi dicono che dopo il nostro pericoloso governo, l'unico paese in cui si sono moltiplicati gli sbarchi quest'anno è l'Italia. Sbarchi dimezzati in Grecia, sbarchi dimezzati a Malta, sbarchi dimezzati in Spagna, sbarchi triplicati in Italia. Quindi qualcuno dovrà pagare, non dico giudiziariamente, perché la differenza di cultura fra un liberal democratico e qualcuno che guarda a sinistra è che noi alle idee contrapponiamo altre idee, non i tribunali o i processi politici. Alle idee contrapponiamo altre idee. È atteso oggi a Porto Empedocle il vice ministro dell'Interno e capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, insieme a una delegazione di parlamentari siciliani. Vito Crimi ha risposto al nostro appello, dice una festante sindaco Ida Carmina. Si tratta di un'importante dimostrazione di attenzione nei confronti della nostra comunità in questo momento difficile. A Crimi, afferma Carmina, esporrò le criticità che stiamo affrontando legate all'arrivo dei migranti sbarcati sulle nostre coste e trasferiti nell'attenta struttura del nostro porto e strutture che finora hanno mostrato di essere poco adeguate allo scopo del contenimento dei migranti in quarantena, anche nei comuni vicini. La situazione a Porto Empedocle è sempre più drammatica. Ci sarebbero 28 persone positive al Covid-19. Si tratterebbe di migranti sbarcati a Lampedusa e poi trasferiti. Attualmente si trovano isolati in una zona dell'attenso struttura nel porto. Le persone che hanno contratto il virus sono tutte asintomatiche. Solidale con Salvini è il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che in una nota ufficiale scrive: «Si è persa una preziosa occasione per manifestare il primato della politica nelle scelte di governo del fenomeno migratorio. Al senatore Salvini manifesto l'augurio convinto che possa trovare presto giustizia». Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, si è sentita di esprimere tutta la sua amarezza attraverso un post su Twitter. Il processo di un ministro per aver fatto quello che il suo mandato gli imponeva, ovvero difendere la nazione, i suoi confini e rispettare l'indicazione data dagli elettori con il voto, è un precedente spaventoso nella democrazia italiana. Non meno duro l'affondo di Silvio Berlusconi. L'uso politico della giustizia è l'arma con la quale la sinistra vuole liberarsi degli avversari, ha dichiarato il presidente di Forza Italia.